Sono passati solo pochissimi giorni dal lancio della nuova trasmissione XDR-M9200 di i2 ed ecco qui apparire il fratello minore dell'XDR. Anche il gruppo di OrXT diventa wireless nel fuoristrada, con una cambiata elettronica più precisa, veloce e intelligente che mai. Il di OrXT eredita dall'XDR molte delle tecnologie e soluzioni progettuali avanzate, offrendo un gruppo altrettanto robusto e performante. Tuttavia, il vero punto di forza del Dior XT è il suo costo nettamente inferiore, che lo rende la scelta ideale per chi vuole tutti i vantaggi di una trasmissione elettronica su una mountain bike. L'elettronica ha i suoi vantaggi ed ho fatto un video dedicato parlando di questo argomento, il link lo potete trovare qui sopra o in descrizione. Tuttavia è capibile se non tutti sono pronti ad affrontare questo cambiamento e riguardo a questo, con l'introduzione delle trasmissioni elettroniche, Shimano ha chiarito che XT continuerà ad offrire versioni sia cablate che wireless, mentre XDR in futuro sarà esclusivamente elettronico. La piattaforma di i2 è completamente wireless, con un sistema ridisegnato che garantisce cambi di marcia veloci e precisi senza alcun filo. La trasmissione è robusta, progettata per resistere agli impatti del trail e aumentare la sicurezza e la fiducia del rider. I comandi offrono un'ergonomia intuitiva con un feeling naturale e regolazioni che permettono una guida più concentrata e confortevole. Il controllo frenante è prevedibile grazie a una potenza modulabile costante, anche quando le condizioni termiche variano. Infine, la libertà di scelta è massima, con molte opzioni di componenti e funzioni di i2 ottimizzabili in base al terreno, allo stile di guida e alle prestazioni desiderate. Il cambio posteriore XT M8250 adotta la tecnologia Shimano Shadow ES, con design a basso profilo, protezione della batteria integrata e funzione di recupero automatico dagli urti. È disponibile anche una versione cablata per e-mountain bike con alimentazione continua e funzioni free shift e auto shift. La cassetta CS M8212 offre una cambiata fluida anche sotto carico, grazie alle 12 velocità con tecnologia Hyperglide Plus. È dotata di micro spline per una trasmissione precisa e affidabile. La cassetta combina due pignoni in lega leggera con 10 in acciaio resistente, garantendo durata e performance. Sono disponibili due opzioni di cassette, 9,45 denti e 10,51 denti, per adattarsi a ogni esigenza di guida. La guarnitura è costruita con la tecnologia Holotech 2, che garantisce leggerezza e resistenza. Il fattore Q è di 176 mm, mentre le lunghezze disponibili delle pedivelle vanno da 160 a 175 mm. Le corone sono disponibili con dentature da 28 a 36 e la chain line è di 55 mm. Infine l'asse è realizzato in acciaio da 24 mm per una maggiore robustezza e durata. I comandi di i2 SVM8250R e IR offrono una cambiata wireless precisa e supportano diverse modalità, tra cui il multi-shift e il doppio click, per adattarsi al vostro stile di guida. La regolazione multi-asse garantisce una posizione sempre comoda, mentre un terzo pulsante programmabile vi permette di personalizzare ulteriormente il controllo abbinandolo al ciclocomputer, alle luci della bici o altri dispositivi wireless. Il sistema frenante include la leva freno BL M8200 che utilizza la tecnologia ErgoFlow per offrire una presa comoda. La curva Servo Wave garantisce una risposta fluida e modulabile. Il sistema utilizza olio minerale a bassa viscosità e permette la regolazione della distanza della leva, mentre la leva stessa è realizzata in lega resistente per durare nel tempo. Per le pinze freno ci sono diverse opzioni, la BR M8220 con 4 pistoni e design a due pezzi, dotata di pastiglie con alette per migliorare il raffreddamento. La BR M8200 con 2 pistoni e montaggio post e la BR MT805 sempre a 2 pistoni ma con montaggio flat.
Le ruote VH-M8200 sono disponibili nelle misure 27,5 e 29 pollici, con cerchi in lega tubeless da 30 mm. Presentano raggi J-Belt in acciaio inox e una struttura a 28 fori per garantire resistenza e affidabilità. Il nuovo mozzo FH-M8210 offre un engagement diretto di soli 3.5 gradi, cuscinetti industriali con preload regolabile per una maggiore durata e minor resistenza al rotolamento. Inoltre è compatibile sia con il sistema Micro Spline che con il Center Lock per il freno. Per concludere, il gruppo Shimano di OrXT condivide molte tecnologie con l'XTR e tutti i componenti delle due serie sono completamente intercambiabili. L'XT è leggermente più pesante poiché utilizza materiali diversi, ma offre prestazioni eccellenti e una durabilità elevata. È la trasmissione ideale per amatori evoluti ed escursionisti esperti, grazie a un rapporto qualità-prezzo nettamente migliore rispetto all'XTR. Tutti i prezzi dei componenti sono disponibili sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!